nostre. Indagine fatta e poi quale cammino intraprendere per una pastorale scolastica che veda come soggetti corresponsabili ufficio scuola, associazionismo cattolico e docenti. Campo di ricerca cosa si intende? Io ho precisato in partenza che come soggetti abbiamo scelto insegnanti e dirigenti scolastici, ovviamente mica abbiamo interpellato tutti quelli della diocesi perché sarebbe stata una cosa semplicemente impossibile, dati anche i tempi, e quindi non è una indagine scientifica, ma è una ricognizione preliminare che ha interpellato alcuni soggetti che potevano essere ritenuti focali sia perché appartenenti al campo degli insegnanti comuni, degli insegnanti che si dichiarano credenti, che si associano, degli insegnanti specialisti di religione cattolica, e appartenevano a diversi ordini di scuola, quindi dalla scuola dell'infanzia alla secondaria superiore. Neanche sono stati presi in considerazione tutti i comuni che fanno parte della diocesi, ma ovviamente alcuni. E quello che io ho riferito è ciò che hanno espresso le persone intervistate attraverso focus group, cioè riunioni di una decina di persone intorno ad un tema, oppure anche così, parlando singolarmente con loro. Se il campo di, per campo di indagine si intende invece cosa è stato chiesto, e i due punti su cui si è fermata l'attenzione sono stati quelli di dire: secondo voi essere insegnanti o dirigenti credenti pone l'obbligo di compiti diversi da quelli degli altri insegnanti? C'è un compito specifico da fare, e se sì qual è? E quali difficoltà e quali aiuti trovate nel poter lavorare secondo un'impostazione educativa che vede nel Vangelo la propria ispirazione? Il cammino da intraprendere è proprio quello che si dovrebbe costruire in quest'anno pastorale dedicato con l'occhio rivolto soprattutto alla scuola. Se ci fosse un cammino già precostituito, verrebbe meno proprio l'idea che si tratta di una progettualità educativa, cioè di qualcosa che deve nascere dalla messa in rete dei singoli soggetti. È proprio quello dell'interazione e del tenere presente i punti di fragilità e le richieste di eccellenza emerse che possono dare il tratto. L'altra dopo? No, volevo dire, siccome adesso le domande sono molte, se ci possiamo mantenere in una risposta di un minuto, magari riassumendo tutto il resto, perché tanto la relazione è stata fatta, se è possibile diciamo riassumere e mantenere su più altrimenti l'attenzione poi cala. Allora, avete detto che oltre alla pura apparenza vi è una presenza grande, importante, e dà segni e ci invita ad operare bene. Tutto condivisibile, ma mi chiedo perché allora non si vive e non si esercita a vivere con il cuore nel concreto, nella vita di tutti i giorni. Vorrei vedere una Chiesa unita e compatta, un sol cuore, un'anima sola, in Cristo Signore, capace di amare e di educare insieme in semplicità di cuore e senza timore. Il professore Foschi prima diceva il cuore è
il luogo dove sostanzialmente c'è l'incontro del sentimento e della ragione, è il luogo dove riusciamo forse a conciliare entrambi le situazioni e l'incontro che ci dà l'equilibrio tra le due situazioni. Cioè, io credo che, ecco, se facciamo prevalere le situazioni del cuore intese come equilibrio proprio tra l'emotività e la razionalità, e siamo coerenti con le scelte che abbiamo fatto, non sia difficile poi tradurre questa nostra coerenza in comportamenti di tutti i giorni, in tutti i luoghi, quindi anche nell'ambito delle nostre famiglie, anche nell'ambito della grande famiglia della Chiesa. Io adesso non so se quando si parla vorrei vedere una Chiesa unita e compatta, a che cosa si riferisce, però credo che la Chiesa è una grande famiglia. Che ci sia una diversità di veduta può essere anche condivisa, e che ci sia cittadinanza, purché i principi fondamentali siano quelli che ci uniscono nel nome del Signore in cui noi crediamo, e secondo i valori e i principi che ci portiamo dentro e che ci ispirano alla relazione di tutti i giorni. Allora, se l'alunno, la famiglia, il sistema sociale non ha più fiducia nell'insegnante, non è perché sia venuta meno la triplice fedeltà: credo in ciò che insegno, rispetto l'istituto dove insegno, ritengo che il mio insegnamento sia la missione affidata da Dio. Vedete? Credo in ciò che insegno. Io credo che ogni docente, ogni persona che si sia assunta la responsabilità di insegnare, questa domanda di aggiornamento va risposta. Se dovesse venir meno il credere in ciò che si insegna, vuol dire che non si è più insegnanti, non si può essere più professionisti della scuola. È un dato di fatto, io come dirigente ne devo prendere atto, però se un mio professore esprimesse il dubbio sulla bontà del suo operare, credo che una riflessione diciamo anche un pochino più allargata rispetto al dirigente professore non si può mettere in dubbio il credere in ciò che si insegna. Rispetto all'istituto dove insegno, ritengo che ognuno di noi, pur non condividendo forse tutto ciò che c'è nella scuola dove insegno, debba comunque portare rispetto a un'istituzione dello Stato innanzitutto, e ci siano poi delle criticità, bisogna individuarle, queste criticità evidentemente discuterne per bene e rimuoverle, ma non bisogna avere in mente quello che è il principio del rispetto alla istituzione. Siamo tra l'altro in questo senso, lo dicevo prima, professionisti della scuola, siamo degli educatori. Non portare rispetto all'istituzione sarebbe anche venire bene a quello che è il principio educativo che io vado a interpretare. Ritengo che il mio insegnamento sia la missione affidata da Dio. Se io credo in quello che faccio e condivido pienamente, con coscienza e consapevolezza, devo credere che questa sia la missione affidata al Signore. Se ho dei dubbi su questo, evidentemente ci devo riflettere, devo andare alla ricerca di una nuova risposta che il Signore mi può aiutare a darmi. Però ritengo che questa debba essere considerata effettivamente la missione della vita. A bisbiglio, se hai capito che basta alle domande. Stop alle domande. Allora, io vado veloce. A partire da quello che ci ha detto, può tracciare un profilo dell'educatore? Questa sarebbe una domanda a 45 minuti. Comunque, un profilo dell'educatore. In un minuto posso dire: l'educatore è chi si lascia educare. Può essere. L'educatore che si lascia educare, che accetta la sfida, lui stesso, la sfida dell'educazione. Quindi chi non si difende, chi non si offende rispetto a un incontro decisivo per la sua vita che può accadere
oggi, che può accadere adesso. Chi non si difende rispetto a un incontro che riapre la questione della vita, che educarsi è sempre andare dietro a qualcuno, educarsi non è inventarsi una posizione, fare un discorso, educarsi è andare dietro qualcuno e verificare andando dietro se le esigenze di bontà, di verità, di bellezza vengono soddisfatte in questo cammino. Quindi educare, educatore è innanzitutto chi si lascia educare. Due domande sul tema della libertà. La prima dice: non mi sembra che oggi non si voglia rischiare l'educazione, rischiare la propria libertà per fare spazio alla libertà dell'altro. E un'altra domanda: come far conciliare l'esigenza della libertà degli operatori della scuola con la libertà dei singoli alunni? Queste domande sottintendono una possibile dialettica delle libertà. Ecco, si può verificare una dialettica, uno scontro tra libertà, se la libertà è intesa nel senso errato del termine, cioè se la libertà è intesa come assenza di vincoli, come assenza di legami. Se la libertà è l'esaltazione dell'assenza dei legami, è chiaro che se io chiedo a te, alunno, di seguirmi, tu, in virtù del fatto che non vuoi legarti a me, rinunci e anzi mi provochi. E la stessa cosa posso fare io nei tuoi confronti. Tu, alunno, col tuo atteggiamento, privi me della mia libertà, cioè come assenza di vincoli, come assenza di doveri nei tuoi confronti, e quindi io rinuncio a educarti perché tu mi privi della mia libertà. Allora, qui c'è una grande questione che riguarda il concetto esatto e autentico di libertà. La libertà non è assenza di legami, la libertà è seguire chi ci fa crescere. La libertà è questa, cioè è più libero un figlio che dopo magari un contrasto con i genitori si sente dire: no, tu questa sera non esci, tu questa sera non esci, cioè è più libero un ragazzo, un figlio che accetta un richiamo per amore del legame con la famiglia, piuttosto che invece una situazione in cui i genitori lasciano fare tutto ai figli in nome del fatto che sono grandi, possono fare quello che vogliono. Questa è la rinuncia a qualunque tipo di rapporto col tema della libertà. Quindi occorre ritrovare un adeguato senso della libertà. Se si recupera un adeguato senso della libertà come necessità di legami con persone che ci aiutano a crescere, allora la questione piano piano si ricompone, perché possiamo cominciare a dialogare sulle esperienze che facciamo. La questione della famiglia, dice: spesso si assiste alla delega della famiglia alla scuola. È vero, la famiglia è portata a delegare alla scuola, no? Ma bisogna cercare di guardare a questo possibile rischio che la famiglia deleghi alla scuola dal punto di vista del rimettere in moto una responsabilità dei genitori, cioè quel tema che vi suggerivo prima: il rapporto con l'altro non ha termine, il rapporto con l'altro non ha confini, può arrivare anche al punto di aiutare le famiglie a ricoinvolgersi con i propri figli in quanto genitori, non in quanto famiglia, in quanto genitori. Se insegnando capisco che il problema del mio alunno è che non ha rapporto con i genitori, cercherò di capire che genitori ha, cercherò di capire che dialogo posso instaurare con i genitori. Cioè, il problema è appunto di uno spazio che va oltre i ruoli, secondo me questo è il punto. La delega avviene quando ci si guarda come reciproci ruoli. Tu sei l'insegnante, tu sei la famiglia. No, tu non sei la famiglia, tu sei un genitore, tu sei una persona come me, cerchiamo di capire perché le cose vanno o non vanno. Ci sono altre due domande, adesso la professoressa.
Allora, un foglietto che porta una preoccupazione seria, espressa in questi termini, verso una scuola che continua da anni a giudicare e criticare la Chiesa. Una scuola che senza conoscere il maestro lo identifica nelle beatitudini e lo rinnega come crocifisso. Una scuola che non comprende l'attualità e la verità del Vangelo e che non comprende che i giovani crocifissi cercano Dio più dell'indottrinamento. Siamo certi che non siano gli insegnanti a dover imparare dagli studenti che hanno una loro di religione perché possono aprirsi e lasciarsi amare da qualcuno? È certo che gli insegnanti devono imparare dagli studenti, perché chi è maestro è sempre contemporaneamente maestro e discepolo. Si mette alla scuola lì, si impara reciprocamente, ci si aiuta reciprocamente a crescere. C'è amarezza in questo che viene scritto, no? Perché possono aprirsi e lasciarsi amare da qualcuno e lo trovano in un solo insegnante e lascia vedere veramente questo desiderio di vicinanza, questo desiderio di essere accompagnati nella crescita, che non sempre si riesce a fare. Ci può essere una parte di professionisti di scuola che non conoscono il maestro, ma credo che per chi lo conosce, per chi si professa credente, non si possa trovare una divisione fra il Cristo delle beatitudini e quello crocifisso. Sono la stessa cosa. E certe beatitudini proclamate, se uno cerca di metterle in atto, altro che la crocifissione. Quindi credo proprio che questa contraddizione non ci sia. Certamente ci auguriamo che quello che è stato espresso non sia preso come un giudizio e critica, è quello che la gente ha detto e che dovrebbe essere considerato come un punto di partenza per migliorare l'interazione reciproca. L'altro foglio diceva: manifesto la mia condivisione riguardante la progettualità educativa, speriamo di riuscire tutti insieme a metterla, e vorrei aggiungere che per mettere in moto il cuore dell'insegnante ci dovrebbe essere un tempo giusto per entrare in sintonia con gli alunni, e questo spesso manca. Entrare in sintonia a volte richiede tempi lunghi, a volte basta un attimo, basta far capire che si è compreso, che si è lì per aiutare, che di noi i ragazzi si possono fidare. Quello più in generale, il problema del tempo per un rapporto preciso con gli alunni, secondo me non va posto nell'assemblea diocesana, ma va posto in altre sedi istituzionali dove si può risolvere il problema dell'architettura ingegneristica e dell'impianto delle istituzioni scolastiche. Velocissimamente, sono due domande molto interessanti. La prima è questa: per l'esperienza che lei ha nella scuola eccetera eccetera, c'è un reale desiderio di spiritualità? Si cercano risposte spirituali alle grandi domande della vita? Ci sono in tutti esigenze, c'è in ogni uomo un'esigenza profonda di verità, di bellezza, c'è in tutti un'esigenza di pienezza. Non in tutti questa esigenza di pienezza emerge nello stesso modo, non in tutti emerge nello stesso modo, cioè noi non possiamo pensare che i ragazzi esprimano questa esigenza o queste esigenze immediatamente in termini formali, in termini filosofici. È raro che questo possa accadere. Perché? Perché la cultura li ha abituati a non riflettere in maniera organica e, come dire, sistematica su se stessi. Allora, il problema degli educatori è quello di scoprire quali sono i sintomi dell'emergenza di queste esigenze. Magari l'esigenza di pienezza emerge nella maniera più particolare, per esempio attraverso una particolare attenzione verso un aspetto della disciplina, un'attitudine particolare che non riguarda
le discipline insegnate, un atteggiamento di, a volte anche di ribellione, no? Anche nell'atteggiamento di ribellione emerge un desiderio di pienezza. Allora, il problema è di abbracciare questa esigenza, in qualche modo mettendosi accettando la sfida dell'altro, ecco, accettando la sfida dell'altro. Il problema è questo, perché se noi pensassimo che l'esigenza negli alunni, nei ragazzi, si esprime in termini teoricamente lavorati, ingaggeremo loro e noi stessi, emerge in forme esistenziali che possono essere molteplici e anche varie, è lì che dobbiamo cercare di essere attenti. L'altra questione posta in maniera radicale, il parere qui, se mi permette eccellenza, la rimando un po' anche a lei, c'è un amico incontrato probabilmente in un contesto scolastico che dice: noi non crediamo che tutti possano conoscere Cristo. Noi non crediamo che tutti possano conoscere Cristo. Come guardare questa domanda? È la questione fondamentale, cioè la questione chi è Cristo per noi oggi, no? Cioè quella persona lì probabilmente non ha incontrato Cristo perché noi non lo testimoniamo come una presenza viva, perché Cristo o è contemporaneo o non è. Se è contemporaneo significa che è la pietra di paragone con la quale continuamente misurare la nostra esistenza, con la quale paragonarci e con la quale verificare se le nostre esigenze più profonde possono trovare soddisfazione o meno. Quindi Cristo è presente, ma è presente attraverso di noi, è presente tra noi. Se non fosse presente non sarebbe. Il punto di fondo è che noi facciamo ogni giorno la verifica e l'esperienza di questa presenza che rinnova la nostra vita. È nella trasformazione della vita che Cristo si rende presente, è nella trasformazione del giudizio, del modo di conoscere, del modo di rapportarsi che emerge Cristo. Probabilmente questa persona ritiene di non poter conoscere Cristo perché non ha ancora incontrato, non ha fatto ancora l'incontro con Cristo attraverso persone che glielo testimoniano. Questo è un punto di grande responsabilità per noi. Grazie. Tutti e tre i relatori. Io parto da questa, voglio essere brevissima, da questa ultima domanda dicendo che anche Gandhi sosteneva che avendo letto il Vangelo lui si sentiva cristiano, dopo aver conosciuto il cristiano dubitava. Una provocazione della professoressa Bianchi, la quale ci chiedeva: la Chiesa, la diocesi, ci crede, si impegna, ma riportava un po' il giudizio. La risposta è: io devo ringraziare vivamente chi è stato qui per tutto il tempo, ma non posso non richiamare e deplorare chi invece, a cominciare dai sacerdoti e dai seminaristi, è stato fuori a chiacchierare, a passeggiare, a perdere tempo. A dare quasi l'impressione che questo che stiamo facendo è accademico, non ci riguarda. Ognuno lo prenda per quello che è la sua responsabilità, ma io mi sento di dirlo con amarezza, ovviamente, e chiedendo scusa a chi è stato qui. La seconda cosa invece, ed è la cosa bella, è che il professor Foschi ci ha aperto il cuore alla speranza, perché dice il Papa: l'ottimismo, il
la speranza ci viene da un cuore libero, perché l'obiettivo della nostra, dell'intervento di motivo è creare cuori liberi. Dove si incontrano però due libertà, la libertà di chi educa e la libertà di colui che riceve. Ed è in questa armonia che si crea il rapporto educativo, professor Filari. Quella relazione profonda che ci rende credibili. E il Papa dice: non temete, perché quello che io voglio dirvi è una parola di speranza. Questo Papa, che è molto attento ai tempi che viviamo, ci dice anche: vedete che l'educazione e la crisi educativa che noi respiriamo non è come le altre crisi, per esempio la crisi economica. Tutti ci dicono che la crisi economica che viviamo è l'accumulo di tante realtà non fatte, fatte male, di tante opportunità non colte. Invece il rapporto educativo non è così, non è l'accumulo, perché sia chi educa e sia chi è educato sono sempre nuovi, perché sono persone capaci di cambiamento quotidiano e anche più volte al giorno. Lo stupore di cui ci parlava il professor Foschi ci rende capaci di bloccare un certo cammino e di farne un altro. Pensate all'incontro, per rimanere nel Vangelo, all'incontro di Gesù con alcuni apostoli, cambiato la vita. Ecco perché la Chiesa, dice il Papa, mette al centro la persona, che non è una persona qualsiasi, è quella persona. Ecco la relazione educativa, quella persona, tra me e quella. Per cui se io sono credibile, non basta solo una nozione, ma passa un messaggio, e nel caso nostro passa colui che mi ha fatto degno di poter annunciare il messaggio, cioè Gesù. Passa attraverso di me, come diceva giustamente il professor Foschi, attraverso la mia coerenza, attraverso il mio impegno. Ma è ovvio che cominciare da capo, nelle proprie responsabilità, per prendere ognuno le proprie decisioni, costa attenzione, costa apertura di mente e di cuore, costa mettersi in discussione, costa non essere autoreferenziali. Si parlava della scuola come autoreferenziale, ma anche la Chiesa, anche la parrocchia, anche noi sacerdoti. Costa mettersi in discussione però di fronte a qualcosa che ne vale la pena. Ecco il progetto di cui parlava la professoressa Bianchi, che noi di oggi dobbiamo promuovere, dobbiamo sostenere, dobbiamo accompagnare con l'ufficio scuola, ma tutti noi. Quel progetto che non è soltanto un progetto culturale che ci viene dall'alto, ma è una progettualità locale, è ovvio. Ma per fare questo bisogna essere attenti. E qui una parola la dobbiamo dire noi sacerdoti, dobbiamo essere attenti, forse, e lo dicono coloro che sono stati interrogati, forse abbiamo avuto poco attenzione al mondo della scuola. Davamo per scontato certe cose. Come abbiamo dato per scontato che la famiglia continuasse ad educare cristianamente, come abbiamo dato per scontato che i bambini che venivano al catechismo già sapessero le preghiere, perché non abbiamo più insegnato i comandamenti, i precetti, i sacramenti. Abbiamo dato tutto per scontato, come nella scuola, ricordo, si dava per scontato, io ho insegnato lettere, dice: ma ancora fai imparare la poesia a memoria, come se fosse un peccato far imparare la poesia a memoria, no? Per dire una frase che ci porti un po' di allegria,
ci ricordava un napoletano, a memoria è come apre detti, più aprire e più si stendete. La memoria è come l'elastico, più la aprire e più si allarga, se non la aprire rimane rachitica. E quindi se non la sottoponiamo a sforzo, impegno, così come la virtù, no? La si raggiunge con tanti piccoli atti virtuosi. Non è che da oggi domani io divento virtuoso, devo camminare per arrivare alla mistica, cioè l'ascetica, cioè per arrivare sul pollino devo fare tanti esercizi, devo allenare. Allora io penso che questa progettualità locale ci interessa e quindi da parte nostra. Però vorrei scomprare l'equivoco. Quando noi diciamo chiesa, spesso intendiamo vescovi, preti, frati, suore, catechisti. La chiesa siamo tutti noi, ognuno ha un ruolo specifico, quindi non è in contrapposizione. Noi chiediamo, noi della chiesa, cosa chiediamo all'altro che ci sta a fianco, come ci sta rispondendo, ma soprattutto che domande noi facciamo. Ecco, andiamo alle domande. La scuola, tutti hanno detto i relatori che se non c'è competenza, professionalità, autorevolezza, dialogo, profilo alto, diventa difficile poi aspettarsi delle risposte adeguate dal punto di vista educativo. E però questi professori, la maggior parte, sono anche papà e mamma di famiglia. Non sono separate le due cose. Per cui il mondo della scuola chiede alle famiglie, molti di voi, io spero, la maggior parte, hanno famiglie. E quindi il problema è fare sintesi dentro di noi. È chiaro che se io docente a casa faccio un discorso e a scuola ne faccio un altro, il problema è mio, si diceva, l'autoeducazione. Io devo far sintesi nella mia vita. Se a scuola dico di non copiare, di non essere superficiali, di studiare, perché se non si studia alla fine sì, ci può essere una raccomandazione, ma e poi a casa io faccio diversamente, magari pretendo che mio figlio che va a un'altra scuola deve essere promosso, e se non è promosso succede finimondo, eccetera. Allora il problema è mio. Quindi vorrei invitare proprio ciascuno a fare sintesi nella sua vita di ciò che sono i vari momenti della vita, perché c'è un momento in cui io coerente, c'è un momento per studiare, un momento per dormire, un momento per fare i genitori, un momento... E allora valorizzare questi momenti e fare sintesi è compito nostro, di noi adulti. E arrivare in a scuola mi è stato dato anche il primo giorno che vorrei che questo professore Alessandro D'Avenia, di 35 anni, insegna in un liceo romano, e lui dice, io mi faccio alunno oggi nel primo giorno di scuola, e dice, di che cosa mi aspetto che voi vi parliate? Di come sono andate le vacanze, quelle dei miei compagni, che studiare, che è difficile studiare, eccetera. Invece dice, dimostratemi che vale la pena stare qui per un giorno intero ad ascoltarvi. Dimostratemi. Dice, dimostratemi soprattutto con le vostre vite che lo sforzo che devo fare potrebbe riempire la mia vita come riempie la vostra. E non mi parlate dei vostri stipendi, dei sindacati, della Gelmini, delle vostre beghe familiari e sentimentali, dei vostri pavimenti, delle vostre ossessioni. Parlatevi di quanto amate la forza del sole che brucia da 5 miliardi di anni e trasforma il suo idrogeno in luce, vita, energia. Ditemi come accade questo miracolo. Cioè, dice, ditemi quello che vi dovete dire per cui voi avete intrapreso questa professione. Non dite le cose che mi dice mia madre, mio padre, sta attento, fai quello. No, io qui voglio sentire ciò che è la verità sulla vita, sulla scienza, sulla storia, sulla geografia. Dice, prima di parlarmi dei non luoghi, parlatemi dei luoghi.
prima di parlarmi della vita, fatemi conoscere la vita degli altri, gli eroi, i santi, i santi lo aggiungo io, quindi dice gli eroi, coloro che hanno fatto la storia, perché questa è la direzione professionale. Allora, cioè coloro che hanno fatto la storia, gli uomini loro, parlatevi di quello, perché altrimenti si arriva alla fine dell'anno e non abbiamo finito il programma, come se noi veniamo a scuola per fare il programma. Noi veniamo alla scuola per vivere quel momento, quella stagione in cui io devo apprendere, tu però mi devi dare la chiave di lettura, di insegnamento, devi aiutarmi a leggere i segni. Molto bella questa espressione. Quanti segni noi abbiamo? Noi nella Chiesa diciamo continuamente che è fatta di segni che rimandano a qualcosa, che indicano quel segno. E allora non è che noi dobbiamo risolvere tutti i problemi del ragazzo, però gli dobbiamo dare una chiave di lettura dove lui apre la stanza, con questa chiave trova un mondo tutto nuovo. Però glielo dobbiamo dire. Dobbiamo dire che c'è uno scaffale, che la luce forse non si accende, che si accende a destra o a sinistra, che può trovare un pavimento scosceso, può trovare sconnesso, può trovare altre cose, cioè le difficoltà della vita. Glielo dobbiamo dire, allora educare alla verità, ma dicendo la verità. Dobbiamo dire la verità ai ragazzi. Non possiamo nasconderci. Nel mondo della scuola ci sono gli insegnanti di religione, che non sono insegnanti di catechesi, né di catechismo. Quindi non sono catechisti. Ma stanno lì per far conoscere il ruolo fondamentale del cristianesimo nella storia e nella cultura italiana. Questo è il ruolo. Leggere la presenza.